È come quando inizio un quadro. Non ho nient'altro che qualcosa che deve uscire. Non copio mai dal vero, se non per fare esercizio. Così inizio e mi lascio trasportare e mi meraviglio man mano. E se chiudo gli occhi, vedo. Se vedo una casa e la dipingo, in realtà non dipingo quella casa, ma l'anima che ne traspare. Non mi interessa copiare, ma vedere. Le cose più pesanti mi piace farle galleggiare nell'aria. Le mie città immaginarie si autorigenerano, riciclando la spazzatura, rendendo la cosa vivente. Ho scoperto il carboncino, polvere nera, compressa, che arriva dall'inferno e si purifica nel tratto, dona leggerezza impalpabile ai miei pensieri.